E veniamo adesso a parlarvi di Luca Speracchi e Silvia Corrias, la sua nuova fidanzata. Ma forse è il caso di fare un piccolo passo indietro. Qui le cose si stanno muovendo a velocità supersonica, temo. Quindi abbiamo ovviamente conosciuto Luca Speracchi come tronista di Uomini e Donne e insomma lì c'è stato il fattaccio con Giulia Carnevali con l'inserimento di Tara Gabrieletto. Ma su questo mettiamo un punto fisso in quanto oggettivamente non si è saputo più nulla. Ma andiamo avanti. Successivamente Luca Speracchi si è fidanzato con Paola Barale. Che sicuramente ricorderete è stata anche corteggiatrice di Uomini e Donne. Poi ha fatto molta carriera nel mondo della televisione. Fino a diventare la Bonus di Avanti un altro con Paolo Bonolis. Tornata dall'Isola dei Famosi Paola Barale ha avuto una storia con Luca Speracchi. Per dirvi la verità da esterna sembrava che questa storia fosse partita anche bene. Ma poi invece abbastanza a sorpresa la rottura e le parole di fuoco di lei. Insomma è finita. Ma il buon Luca Speracchi si è rifatto molto in fretta. Infatti adesso l'ex tronista di Uomini e Donne è fidanzato con Silvia Corrias e come potete vedere dalle foto, il loro amore va alla grandissima. E per festeggiare questo sentimento hanno deciso di farsi questo bel tatuaggio insieme. Che ovviamente riassume tutto quello che Silvia e Lucas stanno provando in un tatuaggio.